Dopo 3 impegnativi anni carichi di esperienze e attività, saluto, lascio il comando del 32esimo Reggimento Guastatori e saluto gli uomini e le donne del reggimento che tanto fanno tutti i giorni per la comunità e per la nazione. Saluto anche la città di Fossano che mi è stata affettuosa ospite durante questi anni e con cui spero che il reggimento possa continuare la collaborazione che c'è stata. Bandiera di guerra del 32esimo Reggimento Guastatori, fanfara della Brigata Alpina Taurinense, 32esimo Reggimento Guastatori, pronti per la rassegna. Grazie. Rivolgo innanzitutto il mio deferente omaggio alla bandiera di guerra del 32esimo Reggimento Genio Guastatori Alpini. Gelosa custode delle tradizioni e delle glorie del corpo, e insieme ad essa tributo un doveroso omaggio ai nostri caduti, che tanto in guerra quanto nelle operazioni di mantenimento della pace e in servizio si sono spinti all'estremo sacrificio per la nostra amata patria. Passando ai concorsi operativi offerti dal Reggimento, non si può non citare l'operazione Luto, condotta congiuntamente con il primo raggruppamento dell'Associazione Nazionale Alpini in 12 comuni piemontesi a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2020. 3, 2, 1, fuoco! Fuoco! 32esimo Reggimento Guastatori! Ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa, in nome del Capo dello Stato, voi riconoscerete il colonnello Giuseppe Francesco Di Maggio quale comandante del 32esimo Reggimento Guastatori. Presenta! Trentaduesimo Reggimento Genio Guastatori. Fian! In primo luogo desidero rendere omaggio alla bandiera di guerra del 32esimo Reggimento Guastatori, simbolo della patria e dell'onore militare. Onore che si sostanzia nello sguardo fiero e nel sacrificio di tutti i guastatori del 32esimo. Siamo stati e saremo sempre a fianco delle istituzioni.
conosciuto lunedì pomeriggio il nuovo comandante Francesco Di Maggio proprio in ufficio da me. Ha fatto una visita lui e il colonnello Alberto Autunno. Io penso che il colonnello Di Maggio dia continuità a questa splendida caserma che era dalla chiesa, dove tra l'altro io ho anche fatto il carabiniere qua da ausiliario, quindi io ho il cuore qua dentro. Ovviamente oggi è una bellissima cerimonia di cambio di comandante, è sempre un onore per me partecipare comunque a questi eventi.